Tu sei benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sono tornato su Far Cry 6. Nello scorso episodio abbiamo visto Anton Castillo, ma solo dopo aver ucciso El Doctor. Però Anton Castillo l'abbiamo visto molto molto male, cioè abbiamo visto che la malattia di cui ci parlava Diego si stava espandendo, secondo me. Poi posso anche sbagliarmi. Vediamo di scoprire di più andando avanti con la storia. E sto andando a fare la missione di Yelena, perché appunto dobbiamo liberare un guerrigliero tenuto prigioniero e da quello che mi dice Yelena ha la lingua lunga, quindi e sa dove si trova la base, la morale, quindi questo posto. E quindi dobbiamo andarlo a prendere. Oh, stiamo calmi. Ehi, ma mi hai messo? I need you to go to the Grand Hotel Caballero. It used to be a resort for wealthy turistas, but Benitez converted it into some sort of prison torture hellhole. One of our fighters, Hugo, is being held there, which means he's got an appointment with the dentist, the regime's best interrogator. If the dentist gets any information out of him, we're fucked. He's got a good heart, but Hugo will crack like a fucking coconut. You need to stop that interrogation, whatever it takes. I already sent a scout to the hotel. She'll help when you get there. And one of Gilberto's people can get you past the guards if you hide in the back of his delivery truck. But you better hurry. The truck is leaving soon from the delivery yards. Va bene, accettiamo allora. Sì. Benitez can't find out where we are, Danny. Ok. Yelena ha parlato di un camion della zona di carico che potrebbe tornarmi utile. Raggiungi il Grand Hotel Caballero. Ok. Vado subito. Ma intanto che vado, vi dico subito che, vi faccio vedere, sono andato avanti. No, ho sbagliato tantissimo. Sono andato a livello 10. Sì, ho ancora questa testa di coccodrillo. Vabbè, sono andato da livello 9 a livello 10, andando un po' in giro a fare missioni, diciamo, secondarie. Quindi ho parlato con Lorenzo, mi ha mandato a mandargli una lettera a una persona, lei che a lui cara. Poi ho incontrato Danny Trejo che fa tacos, vabbè, e Juan Cortez che ho trovato contratto Big Papi, doveva prendere un pacco per lui e basta. E poi vabbè, ho anche liberato una base FND per prendere un po' di esperienza. Di esperienza per arrivare a livello 10, appunto perché tutte queste missioni sono a livello 11 e volevo Benitez arrivare Grand Hotel almeno. Caballero. There's a truck leaving from the delivery yards. If you want a lift. Sì, voglio un passaggio. Sì, volevo almeno arrivare, non dico a Hola. pari, ma Hi. quasi, ecco. Io sono nella zona, sei tu? Sì, penso sei tu. Vai, eccomi qua. Ciao, amico. Ehi, aiuto. Oh, she. You're doing this mission? No, sono qua per spinare una Hell sogliola, yeah. guarda. Ma dai. I hate dentists. Me too. They say when you're in her chair, you either give up information or your life, or both. And I'm going to have to find Hugo quickly. Our scouts are already in position and ready to help. You heard Yelena earlier. That was the voice we needed. Sometimes it's hard to tell if we're winning or losing, you know? We're going to win this thing. I promise you that. Hold on. Eh sì. Okay, careful, Danny. Ah, un blocco, vediamo un po'. Eccoli. Adesso stanno guardando il camion. Mi sa di sì, vediamo un po'. Che sbircio. Ok, lui sta facendo il signor. Sta facendo un cazzo. Lui invece. Oddio, gli sta buttando il fucile però, eh. Aspetta, aspetta. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sembra strano, però a quanto pare. Dai, monta pezzo di minchia. Corre. Ottimo. Dentists were always late. Not this one. Ah, hanno aperto. Ops. Ok. Ferma l'interrogatorio. Ah, proprio così? A muzzo?
Ah, ho cambiato delle armi del tipo. Aspetta, allora ho messo il pompa perché volevo un attimo cambiare al posto dell'arco. E questo, eh sì, un po' nuovo. È diverso, è totalmente diverso da quello di prima. Questo qua non è unico ed è diverso dal fucile che avevo prima. Un po'. Sento delle urla. Questa è chiusa. È proprio una bella dentatura. Andiamo su, dai. Ah, eccoli. Aspetta, aspetta. Prendi questo. Ok. Shh, stai zitta. Ah, eccoli. Che non li vedevo. Ok. Il problema è che mi dice che c'è gente anche qua. Allora, se sparo a lui, mi sa che lo uccidono, va bene. Minchia, cioè. Vediamo di uccidere lei, magari lo uccide. Fame di minchia. Cosa? Sono troppo forti. Ops. Sì, lo so, è che non vorrei farmi subito beccare perché quella stronzetta lì è forte, cazzarola, è molto forte. Andiamo un po' se riesco. Ok, non era quello che volevo fare, però è andata così, quindi dobbiamo tenercela così. Ok, bene. Dai, pensavo molto più peso. Ma l'ha ucciso? Ma l'ha ucciso però, no! Oh, I'm working on a gift for you. Gift? The hotel. I'm taking it. They have tortured their last. You sure you're not La Morale, Fanny? I'm just saying. Sì, ma l'hanno ucciso, che senso ha? No, ah, mamma donna. Ah no, forse è lui, giusto? Che sta succedendo? Ah, ok. Come here. Risata è. Yara Vision. Che trasmettono? Il Papa? What do you want the people of Yara to know about the conflict? Conflict? It's business as usual. Look, in spite of all the rumors going around, there's no war, at least not here in Eastern Yara. Am I right, Admiral? This is not a war. There. The criminals are Benitez. Many, but that will be stopped. Yeah. There are few, we are many. You hear that? Libertards? This means chica. She means business. And what about the violent gang known as La Morale? Anyone who attacks Yara's military or a business interests is not a true Yaran. My strategy, and Vanessa, I helped her with the strategy. I've got decades of is experience. I ran a security firm. The questo East lo è is stupido. safe. Am I right? Right. No prea capas, por nada. That's a cut. I gotta go. Signor Presidente. Admiral, so lovely to hear your voice. If
I could ask. How is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They have support from Libertad and the Legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake, there were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. You stood out for one simple reason. Sí, señor presidente. You were a woman in uniform. And now you could be the highest ranking woman ever to have her head on a pike. Gracias, señor presidente. Ma qual è il motivo per cui è lì? Porca vacca. Qui sono tutti matti. Servizio in camera. Sì. Okay. Va bene, anche questo è fatto. Abbiamo conosciuto Benitez. Ok, Clara, shoot. No, not like this. Come find me at the Esperanza School for the Lost. I think you know the place. Yeah, you could say that. On my way. Danny, make sure you're alone. No Juan. This is just you and me. Al muro, operazione. Vai, attiviamola e andiamo da lei. Cos'è questo? Non lo so. Ah, scorta, va bene. Conte lontano. Dietro l'angolo. No, così. Per dire. Cioè, pensavo facesse ridere. Ah no, è proprio Esperanza? Ah, mi dà anche una pistoletta. Allora ci vado subito, istante. Vai, spostiamoci vicino. Guardate lì. Il palazzo di Castillo. Che enorme però, eh. Esperanza School for the Lost. Full circle, Clara. Ugh, more bad memories than good. Orfanotrofio di San Cayetano. Ma quindi questa è una scuola o un orfanotrofio? Perché sono, le cose sono un po' diverse. Allo? Oye, Dani. Clara's upstairs. Gracias. Libere elezioni. Libera espressione. Reietti liberi. Libertà dai Castillo. Clara Garcia. Dai Castillo? In plurale? Non so, non sono d'accordo perché Diego lo sta in realtà comandando. Ah, però effettivamente c'era anche il... come si chiama? Quello che abbiamo ucciso, la era nipote. Cazzo. Perché in bianco e nero? No more secret meetings. No more protests. No more friends that just disappear. He's too strong. So you're gonna just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. And then I'm going to put Castillo in the ground. Come with me. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarens. Us, we don't get to dream. We survive. You're not going to free Yara by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yara it wants to be free. For all of us. Clara. Ah, ecco. Clara. You wanna tell me why you dragged me back to my village? He's losing that. Soon we march on the Capitolio. And now, Castillo wants to meet. You're joking, right? I want to know what you think. You've been face to face. I think Castillo's always two steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid too? You had your chance. Why didn't you do it? Juan had solid intel there was a Castillo up in that hotel. He just had the wrong one. You let his kid live, and then Castillo let you walk away from a death sentence. But the thing is, Danny, you were right. If Yara is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo.
was to free Yara. For all of us. Garcia? You had already made up your mind, hadn't you? Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny.